Bene ragazzi, piccolissima pillola di filosofia, riassumendo tutta la filosofia. I problemi filosofici sono soltanto due in tutta. Cioè, primo è che cosa si fa? Questo l'ha detto una persona, se si è liberi, ha detto un grande che parla su YouTube, se si è liberi, cosa si fa poi con quella libertà? E noi non possiamo saperlo finché non abbiamo la libertà. Oppure abbiamo paura di essere liberi perché non vogliamo avere la libertà. Perché se avessimo la libertà non sapremo come usarla. Oppure non possiamo saperlo comunque in anticipo perché lo sapremo una volta liberi, ma nello stesso tempo non sappiamo come diventare liberi e nello stesso tempo sappiamo. Non, facciamo finta di non sapere che diventando liberi avremo la responsabilità e il vuoto di sapere cosa fare con la nostra acquisita libertà. E d'altro canto, forse tutto questo è un falso problema, perché appunto non è che si è liberi di fare qualcosa, si è liberi e basta. Cioè, c'è una forma di silenzio che prescinde dalla libertà di fare qualcosa o qualcos'altro. Vabbè. E questo è il primo. Il secondo è il problema del suicidio. Il suicidio è il problema dell'istinto di morte. L'istinto di morte è, secondo alcuni, il suicidio è il problema filosofico più l'unico della filosofia occidentale che non è mai concreta e pratica, invece in questo caso lo è. E qual è, secondo me, la soluzione di questo problema? E non è, anche in questo caso è molto semplice. Tra virgolette, cioè c'è un istinto di morte, c'è un istinto di vita. Ora, l'istinto di vita ce l'hanno tutti i bambini perché pensano che, diciamo, no, non capiscono che moriranno perché si pensa che la vita sia infinita, che in un certo senso è anche vero. Però questa vita è limitata. Quindi è illogico l'esclusivamente l'istinto di vita. Devono coesistere entrambi gli istinti. Certo. Nello stesso tempo l'istinto di morte, cioè nello stesso tempo se ci fosse una ragione per morire, ci sarebbe anche una ragione per vivere. E nello stesso tempo l'essere umano è l'unico essere tra gli animali che, su questa terra che può decidere di darsi la morte. Per questo è anche l'unico che può decidere di darsi la vita e di continuare a vivere, soltanto perché avrebbe, a differenza di altri animali, anche la libertà di darsi la morte. Per questo, se ci fosse effettivamente una ragione per morire, ci sarebbe anche una ragione per vivere, e viceversa. Ecco, questi sono, secondo me, i due problemi fondamentali. Poi c'è il problema sicuramente della dispersione delle proprie forze, della propria personalità. E questo più che altro per me rimane un problema poetico. Parlo di Mário de Sá Carneiro, il poeta portoghese, che appunto, come molti nel Novecento, anche Maurizio Cucchi, l'altro poeta milanese, che ha intitolato una sua raccolta Il Disperso, mentre questa di Mário de Sá Carneiro si chiama Dispersione, questa raccolta. Oppure Dissipazione, anche come ha intitolato Guido Morselli, il suo libro. Sono tutti problemi che hanno a che fare con il suicidio, alla fine. O meglio, più che col suicidio, l'istinto di morte, che può essere anche. Però io penso che l'istinto di morte sia diverso dall'istinto di dispersione. Perché se noi comprendessimo veramente l'istinto di morte, non avremmo più ragione di disperdere inutilmente le nostre risorse, le nostre energie. Quindi la dispersione nasce in realtà, o la dissipazione, da quei due sentimenti, da un sbagliato equilibrio, da quella, diciamo, bonaccia infinita che si trova nell'intercapedine di questa frase che ho scritto io: se ci fosse una ragione per morire, ci sarebbe anche una ragione per vivere. Se uno non trova una ragione per vivere, vuol dire che non ha trovato una ragione per morire, ed ecco qui il proliferare del
nichilismo, della dispersione, della mancanza di orientamento, di ideali, di passioni, di emozioni. Perché non si è fatto i conti con questi due poli opposti? La ragione per vivere e la ragione per morire, perché se c'è solo la ragione per vivere, ripeto, non si fa i conti con limite. E se non si fa i conti con limite, c'è appunto la dispersione, che è ciò che va appunto a non concepire il limite, va oltre il limite.